Passerei ora la parola a Lorenzo Giovenni, che è responsabile sviluppo prodotti e canali istituzionali di Arca Fondi, che ci porterà invece una relazione sul ruolo che potrà rivestire la componente azionaria nelle scelte di allocazione per il prossimo futuro, anche grazie a quanto insegnato dall'esperienza di ciò che è accaduto durante gli anni 70. Prego, dottor Giovenni, a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene, si vedano le slide. Il mio intervento ha probabilmente il pregio di toccare proprio gli argomenti che il professor Brambilla ha segnalato nella sua introduzione. Avrà sicuramente il difetto di non essere preciso perché con pochi minuti a disposizione veramente facciamo alcuni flash. Andrei subito alla prima tavola e affronterei subito il grosso problema con il quale tutti ci siamo trovati in modo inaspettato, brusco e quasi mai nella storia verificato è stato il grande aumento dei tassi di interesse. In questa tavola vedete un'immagine in cui la riga è il tasso 2 anni negli Stati Uniti, rappresentativo di questo mercato, l'altro il Monte Cervino, la salita è stata ripida, siamo arrivati a 4.500 metri. Adesso tutti si chiedono, siamo anche in periodo inizio stagione sciistica, tutti si chiedono se la riga rossa continuerà e farà l'altro versante e arriverà a terra. Ecco, secondo noi questo è un ragionamento un po' fuorviante che rischia di portare a conclusioni molto dannose gli investitori. Vediamo perché, slide successiva, velocemente, piccolo passo indietro, chiaramente tutto questo come è stato accennato è dipeso dalla risalita dall'inflazione. Alla prossima slide, ma ancora di più è dato dal fatto che siamo usciti dal cruise control delle banche centrali in cui abbiamo vissuto per 10 e più anni, ma siamo tornati alla guida manuale sui mercati, no? Siamo tornati al manuale di macroeconomia, alta inflazione, rialziamo i tassi, l'economia rallenterà. Si ribasserà l'inflazione, eccetera, eccetera. E questo è la grande novità, è un'altra cosa che non ci aspettavamo. Aggiungiamo pure che contemporaneamente a questo c'è o ci sarà almeno un po' di quantitative tightening. Alla slide successiva vediamo quello a cui un po' tutti guardano, anche perché le dinamiche energetiche, supply chain, eccetera. È il periodo storico in cui possiamo avere dei riferimenti, è quello appunto degli anni 70. Abbiamo avuto negli anni 70 più di 10 anni di inflazione molto elevata, con due picchi, uno nella prima metà degli anni 70 e uno all'inizio degli anni 80. Globalmente, qua vediamo America e Stati Uniti e quindi diciamo il mondo sviluppato è il periodo a cui tutti fanno riferimento. Bene, anche se guardiamo a quel periodo, dovremmo stare molto attenti a essere troppo positivi, avere aspettative troppo positive sui tassi di interesse perché, come vediamo nella tavola successiva, il mercato azionario ha avuto sicuramente un fortissimo ribasso all'inizio del periodo, ma poi ha recuperato i livelli ed è salito quasi ininterrottamente anche per la seconda parte del picco di inflazione. Alla tavola successiva vediamo come non è stato invece così per il mercato obbligazionario. Qui vediamo rappresentativo il tasso a 10 anni sui Treasury degli Stati Uniti e vedete che praticamente la salita è stata ininterrotta per tutto il periodo e anche per l'inizio degli anni 80 e solo quando poi veramente diciamo a metà degli anni 80 si è capito che ci sarebbero stati ribassi consistenti, qui il grafico non c'è ma poi ovviamente è cominciato il grande periodo di ribasso. Aggiungiamo anche che oggi appunto ci troviamo in un momento in cui i banchieri centrali usano altri riferimenti, cioè l'obiettivo anche in caso di ribasso molto probabilmente non sarà più lo zero, cioè una volta raggiunta la vetta, per chi conosce il Cervino, l'obiettivo non è più tornare a terra, ma ci si ferma a Plan Maison, a Plateau Roza, ci si ferma un po' a metà strada. Oggi, perlomeno oggi, nella mente di questi banchieri centrali,
lo zero è una parola che non piace più, quindi anche la discesa non sarebbe comunque così prolungata. A meno che chiaramente non succeda qualcosa, slide successiva, vediamo comunque un fattore che aiuta oggi, perché non tutto gioca contro le obbligazioni, il carry è elevato, il carry è sicuramente elevato, quindi magari soluzioni a maturità costante possono creare ancora dei problemi, ma con un carry così elevato comunque siamo coperti. Questo è un piccolo esempio. Oggi, per esempio, se prendiamo un punto di riferimento tassi euro a 5 anni, oggi abbiamo ancora un punto di risalita dei tassi di cuscinetto per i prossimi 2 anni in cui siamo coperti e ci giochiamo il carry accumulato e siamo ancora in piccolo utile o a zero. Cominciamo a perdere se i tassi risalgono di più di un punto. E questo sicuramente è un punto a favore, cioè il carry accumulato, però magari è più a favore di soluzioni gestite, diciamo, attivamente a scadenza più che a maturità costante. L'altro eventuale punto a favore, slide successiva, che ovviamente non mi auguro, è che di nuovo, come dire, un po' di guida assistita ritorni, perché il debito accumulato è stato talmente tanto in questi anni, anche da paesi come l'America, diciamo che non erano abituati a vivere questi livelli, e quindi diciamo presto o tardi è possibile che questo debito e le conseguenti piccole crisi sui mercati facciano un po' cambiare rotta ai banchieri centrali. Ma comunque, ecco, il nostro messaggio è di stare attenti ai mercati obbligazionari. Slide successiva ci dice che i mercati già si stanno comportando in questo modo, perché se noi guardiamo quello che è successo nel 2022, la strada compiuta e poi il rimbalzo recente che c'è stato, il recupero tra del drawdown che c'è stato dai massimi sui mercati azionari è stato del 43% della perdita, sui mercati obbligazionari è stato solo circa del 20% o meno, quindi già i mercati si stanno comportando in questo modo. Quindi concludo per dire qual è il nostro messaggio all'ultima tavola. In alto ci sono gli alternativi, solo per rispettare il verde, il bianco e il rosso della bandiera italiana, che era un po', diciamo, i consigli per gli investitori istituzionali italiani. In realtà partirei dal basso e direi cautela sull'obbligazionario, soprattutto soluzioni con maturità costante, neutralità o sovrappeso sull'azionario, che ha già dimostrato storicamente e recentemente di resistere bene, positivi sugli alternativi, che sono un po' il pack degli investitori istituzionali, perché andiamo incontro a un anno o due di volatilità, di ribasso dei multipli, di valutazioni convenienti, in cui approfittare con il giusto strumento che acquista in modo selettivo e periodico, secondo noi è un altro settore dove guardare con interesse. Grazie per l'attenzione. Grazie, dottor Giovanni.